Rubo un attimo a Gravier la intro. Ciao io e benvenuti in questo nuovo episodio su Super Mamma Mia 2. Mi fa morire anche Gravier, la intro di Gravier mi fa scassare. Grazie Fro per la intro. Non credo che neanche lui sappia che utilizzerò questa intro, perché ha detto questa cosa qua nel mentre era in live. E quindi non gli ho chiesto di fare questa clip per me, semplicemente la prendo e la metto all'inizio di questo video qua. In ogni caso, siamo tornati su Super Mamma Mia 2 e oggi continuiamo a giocare ai vostri livelli. So che ho detto che avevi fatto qualcos'altro, ma ci voglio giocare ai vostri livelli, quindi voglio giocare ai vostri livelli. Mi sembra molto semplice. Allora, castello di Bowser 2, lava, 0% di clear rate, fatto da Luke Pan. Cosa ho cliccato? Cosa? No, non volevo guardare i commenti, volevo giocare il livello. Dalla miniatura del livello sono... Bowser tra l'altro non si scrive così. Però dalla miniatura del livello sono un po' preoccupato che sia molto un livello basato su Bowser, dove devo sconfiggere Bowser e roba simile. Cosa che non mi rende molto contento, ma adesso vediamo, ok? Ok, va bene. Non capisco perché sono dovuto cadere così a lungo, ma va bene, lo accetto. Qua posso fare niente, ok? Devo scendere qua sotto. Mi porta dove questa teschio blu? Mi porta qua il teschio blu, che mi porta adesso di qua e bisogna andare in questa direzione. Ok. Passiamo sopra. Entriamo qua dentro. È un po' un labirinto sto posto qua, perché non so dove do... Ah, è uno di quei livelli, eh. Riproviamo un secondo. Scusa un attimo, però. Se funziona così il livello, non posso lanciarmi giù in basso in questa direzione qua e... andare in altre zone importanti, forse? Eh sì, posso fare questa cosa qua. È corretta o non è corretta? Non ho idea. Qua non so neanche più dove devo andare. Posso cadere? Posso arrivare fino a qua, ok. E posso entrare qua dentro. Qua dentro arrivo qua dove c'è un checkpoint. Perché no? Va bene, è andato tutto esattamente come volevo. Adesso abbiamo il... Ok, abbiamo finito il livello. Questo livello era un po' confuso. Mi ha lasciato un pochino interdetto, ma... l'abbiamo finito. Non so cosa bisognasse fare. Nel momento in cui il gioco mi ha buttato nella lava completamente a random, ho cercato di evitare il più possibile. E l'abbiamo finito. Primo livello fatto. Troll level. It's my first troll level, good luck. 0,92% di clear rate, fatto da Simi2007. Dalla copertina non mi sembra un livello troll. Potrebbe essere semplicemente la copertina del livello e non c'entra niente con quello che rappresenterà il livello in sé. Ma il clear rate è molto basso, quindi adesso si vede cosa succede. Un tuomp che mi cade in testa? No, niente del genere. Nessun tuomp che mi cade in testa? Nulla che mi schiaccia improvvisamente? Ok. Ok. Cos'è sta cosa? Perché c'è questo tuomp e questa prima stanza fatta in questo modo? Cosa mi rappresenta? Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Devo andare di qua? Devo fare... Wow! Aspetta, c'è qualcosa là sopra. Subito con blocchi invisibili, Subito con blocchi invisibili, Questo non promette molto bene, diciamo. Questo non promette molto bene, diciamo, ok. Qua c'è un tubo che ci porta invece. Qua dentro. Dove muoio e basta oppure posso fare qualcosa? No, qua dentro muoio e basta. Allora, dammi un secondo. Dettagli. Posso vedere casomai qualche dettaglio interessante qua dentro? Se tipo faccio così? Ok. C'è un pica pipe. C'è quella zona là sopra che dobbiamo raggiungere. Possiamo anche andare qua dentro in qualche modo. Probabilmente devo attivare l'on and off, saltare e correre qua sopra e raggiungere quello. Qua invece dovrò fare qualcosa. Non so di che tipo dovrò girare attorno e tornare indietro. Qua devo fare dei salti molto particolari. E forse qua c'è la fine. Allora, se è così, allora dovrei fare in questo modo. Non volevo fare questo, ma va bene. È andata comunque nel modo corretto. Quindi poi devo arrivare qua sopra, prenderla in corsa, saltare e arrivare qua sotto. Era impossibile da capire senza controllare la mappa. Molto probabilmente per questa ragione qua che il clear rate era così basso. Ora devo fare dei salti precisi qua sopra. Non molto a troll level, ma va bene, proviamo comunque. Salti corretti, dai. Uno. Neanche uno. Neanche uno. Oh, 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 ci siamo. Abbiamo sorpassato questa parte qua. Ecco il pick a pipe. Va bene. Si inizia il livello. Adesso non prendiamo le monete perché le monete sono una fregatura. A meno che quella lì non lo sia, ma non credo. E dobbiamo sperare di prendere il tubo giusto. Proviamo con quella a destra.
La destra non è corretto. Va bene. Proviamo con un'altra. Allora, sinistra o centro? Sinistra o centro, sinistra o centro, centro. Centro è quello più scontato, quindi ovviamente è sbagliato. Speravo di fare logica al contrario. Dicevo, ah, ovvio, quello al centro è il più ovvio che scegli, quindi scegliamo quello più ovvio. No, no. Quello corretto è quello a sinistra. Spero. Potrebbe essere tipo una mega fregatura incredibile dove credo di finire sempre sulle stesse spine, ma in realtà sono sempre spine differenti. Potresti fare una cosa del genere, però non credo. Tubo di sinistra, la nostra ultima opzione. Sarà corretta? È corretta. È corretta, è corretta. Va bene. Allora, qua cosa dobbiamo fare quindi? Devo cercare di prendere quel Pau per sconfiggere lui? Oppure entro dentro il tubo e muoio improvvisamente? No, ok, questo qua dovrebbe essere corretto. Questo qua dovrebbe essere corretto perché posso andare di qua. Posso scendere in questa direzione. Posso cadere qua. E... ok, no. Questo è un metodo per uccidersi. Qua non posso fare niente. Beh, è bello che non ci sono neanche checkpoint. Dovrei fare proprio tutto da capo. Va bene. Allora, buono a sapersi che comunque quella direzione lì è sbagliata. Almeno l'abbiamo tentata e sappiamo che non funziona. Ora però... qua rischio soltanto di farmi un sacco di male. Qua rischio di essere fregato. A meno che... no, infatti... a meno che non sia così. Non voglio prendere il power up. O voglio prendere il power up. Se faccio così. Ok, prende quello. Prendo il power up. Non c'è un power up qua dentro. Ok. Quindi se voglio passare. C'è un modo per prendere la... ah, forse sì. Aspetta, no. Forse è corretto. Forse devo prendere la stella. No, non è corretto. Perché da qua non posso riuscire. No, ok. Quindi che devo fare? C'è per caso un passaggio insensato da qualche parte? Devo fare tipo trovare un blocco invisibile qua sopra. Che devo fare qua dentro? Proviamo. Proviamo a fare questo. Ok, non è questa la scelta corretta. Volevo la prima provare. E lì che devo fare quindi? Cosa devo fare? Secondo me devo fare così, aspetta. E infatti, devo fare così. Mi è venuto in mente. Ho trovato la soluzione finalmente. Ah, devo fare così. Devo fare in questo modo qua. Ecco cosa mi manca. Infatti dicevo, ci deve essere un collegamento in qualche modo tra le due zone che mi giustifica il tutto. Non capisco comunque perché in un livello torch ci sono queste zone di platform difficile. Ma va bene. Ok. Ok, ci siamo. Sperando che qua non ci sia nulla di segreto. Io ho paura di blocchi invisibili che mi... non mi permetteranno di finire il livello. Spero che non sia così. Devo perdere il power up prima di entrare, capito? Iniziamo da capo. Adesso però è facile, adesso so cosa devo fare, non ci vuole niente. Basta fare così, basta arrivare qua, fai tac, corri da questa direzione qua, entri qua dentro, arrivi nella prossima zona, ora arrivi qua, fai così. Ok. Fai un salto super preciso così, ci siamo. E poi questo qua è facile da fare. Mamma mia, questo passaggio qua è sempre tremendo. Ora invece devo... vabbè, questo non importa. Ora invece devo prendere il Pau qua dentro, perché non ci vuole niente a farlo, e devo fare il giro di sotto portandolo fino ad altra zona. Infatti mi sembrava strano ci fosse un tubo che non aveva senso e delle zone che non potessi accedere. Cioè, boh, mi mancava un passaggio. Non riuscivo proprio a capire qual era il passaggio che mancasse. Ora però che lo sappiamo diventa tutto molto più semplice, perché entriamo qua dentro, salta così, spacca lui, entra qua dentro, passa qua, ok. Ora devo soltanto non fare casino, perfetto. E ora devo diventare piccolo. Non mi sembra ci sia nessun altro metodo per passare in quella zona lì senza essere piccolo. Quindi sperando di non fare casino né niente, entro qua dentro. E ora siamo arrivati a destinazione. Clear rate molto basso, probabilmente proprio perché non era chiarissimo dove dovevi andare. Ma l'abbiamo completato e abbiamo fatto pure questo livello qua. Quant'è? Ah, nuovo record, nice. Quant'è il clear rate adesso? Prima era 0,9 tipo, 1,4, meglio. Un po' alzato. Tour in the space. Welcome in the space. 0% di clear rate fatto da Umeggy. Va bene. Questo qua è per caso uno di quei livelli dove devo sempre fluttuare. Devo stare attentissimo. Spero di no. Ho sempre paura di quei livelli lì. Aggiungete 4 per aver eliminato 13 Goomba. Oh no. Oh no, devo pure combattere 3 Goomba. Oh no, e posso volare all'infinito. Attenzione, posso volare all'infinito. Attenzione, posso volare all'infinito. Va bene. I soffioni non mi spiegano. Non mi ispirano mai per niente. E le talpe che lanciano le cose da oltre la parete e mi sconfiggono così. Non mi sembra molto fair. Non mi sembra molto fair, diciamo. Oh no! Come ho fatto a non prenderlo? Ok. Oh no. Ok. Ok, ci siamo. Ci siamo. Prossima zona. Talpe, non mi sconfiggete. Ok. Per fortuna le talpe. Ho paurissima delle talpe proprio perché possono lanciare oltre la parete, potrebbe essere un mega problema. Qua non devo farmi schiacciare. Ok.
Non mi sono fatto schiacciare, ora devo entrare qua dentro, aprire te. Devo sconfiggere tutti i Goomba là dentro, ma no, non voglio sconfiggere tutti quei Goomba. Please non fammi sconfiggere tutti quei Goomba. Qua sopra c'è qualcosa di segreto. Oh, ma c'è qualcosa di segreto. Non ne vale la pena perché tanto non sto facendo la sfida infinita, ma c'è qualcosa di segreto. L'importante è che ho trovato il segreto più che altro. No, levo tutti i Goomba, levo tutti i Goomba. Levo ogni Goomba che incontro. Io non capisco perché partono questi effetti qua che esplodono tutto. Non ce n'è motivo, non ce n'è motivo. Non c'è assolutamente nessun motivo di far esplodere tutto lo schermo in questo modo qua. Tanto perché c'è lo 0% di clear rate in questo livello? Perché c'è lo 0% di clear rate in questo livello? Era veloce e facile. Può morire un paio di volte, sì, però era gestibilissimo. Vabbè, non importa. Abbiamo finito un altro livello. You and the Goomba, Spooky House. Discover the mysteries of the Spooky House together with Goomba. 13% di clear rate fatto da Super Homer. Va bene. Super Homero, vediamo com'è il tuo livello. Ho bisogno di acqua per finire questo livello. C'ha un clear rate molto alto, quindi tecnicamente, a meno che non facciamo giganteschi errori, dovremmo essere a posto. Il gioco mi richiede di utilizzare questo qua dal titolo, no? Cosa devo fare qua? Devo ottenere la chiave? C'è una meccanica di Goomba che non conosco? Posso fare qualcos'altro qua dentro? No, non mi sembra. Ah. Perché? Per quale motivo? Ok. Attenzione. Qua adesso cosa devo fare? Io entro nel passaggio. Quale passaggio prendiamo adesso? Quale passaggio vogliamo prendere? Prendiamo. Io entrerei nella porta per la semplice ragione che poi posso tornare indietro nel caso. Se ce n'è bisogno. Ah no, non mi porta lì. Mi porta in un'altra zona completamente indifferente. Quindi qua cosa devo fare? Devo fermarti? Devo schiacciarti? Devo farti esplodere? Cosa devo fare qua dentro? Posso fare così? Ok, adesso posso sparare. Buono, mi servirà qualcosa? Immagino posso fare questo. E adesso che l'ho spaccato mi fa uscire la testa da Pau. Con la testa da Pau posso colpire... Dove? Oh! Oh! Oh, ho cliccato quello lì, in questo modo qua mi ha cambiato l'aspetto del posto. Va bene. Interessante. E quindi ora qua dentro cosa posso fare? Ah, ho ottenuto la chiave. Ah, perché mi indirizzava dove dovevo prendere la chiave? È molto confuso questo livello, non sto capendo bene cosa devo fare e cosa succede. Ci sono un sacco di blocchi e roba simile, ma possiamo entrare qua dentro. E qua dentro adesso troviamo un... Niente, abbiamo perso il nostro power up. Va bene, sono Goomba che camminano sempre ovunque, ma non... Non so cosa rappresentino. Non so se servono a nulla. Oh no. Oh no. Devo ricordarmi qualcosa? Devo ricordarmi qualcosa? Non lo so, ma ce l'ho fatta comunque. Anche se devo ricordarmi qualcosa, l'ho fatta in automatico per sbaglio. Oh no. Oh no, non so cosa devo prendere. Mettiamo il tubo di mezzo. Ma sono un genio. Io sono un genio. Ci ho azzeccato, l'ho fatto perfetto, sono un genio. Adesso qua devo cliccare un punto esclamativo per caso? Devo cliccarne uno? No, io continuo ad andare avanti, ok. Ok. Va bene. Ho ottenuto la chiave. Nice. Era esattamente quello che volevo, no? Va bene, va bene. Possiamo entrare qua dentro. E adesso troviamo... una boss fight con dei boom boom. Non so cosa devo fare di preciso, ma va bene. Devo lanciare il mio boomerang qua dentro? Sì. Oh no. Devo buttarli sotto. Ok, un altro sconfitto. Devo riuscire a fare vai in fondo quello lì. Vai, 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 vai. Bravissimo. 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 Dammi adesso la chiave per entrare qua dentro. Ce l'abbiamo fatta? E adesso? Devo cliccare te? Grazie. Ora posso passare. C'è qualcos'altro nel livello o lo abbiamo finito? Perché questo livello qua mi ha lasciato estremamente... Abbiamo finito il livello. First try. Non ho capito nulla, ma va bene. Abbiamo comunque completato il primo tentativo. Sono molto confuso a questo livello. Sono molto confuso a questo livello. Ma quindi, nonostante quest'ultimo livello che mi ha lasciato molto confuso, penso che per oggi possa essere tutto. La lista di livelli è ancora lunghissima, però ho ancora voglia di giocare ai vostri livelli, quindi forse continueremo.
Appunto, voglio provare Supermondi, ma Supermondi, se prendi un buon Supermondo, è troppo lungo, quindi... Non lo so, devo ancora decidere come organizzare il tutto. Devo ancora farmi vedere una buona idea. In ogni caso, si vedrà. E penso che per oggi possa essere tutto. Ma quindi, spero che vi abbiate apprezzato. Spero di rivedervi in un prossimo video. Ciao a tutti!